Alessandra Smerilli, cosa sognava di fare da grande? Volevo studiare fisica, andare a lavorare con Zichicchi. In qualche modo volevo fare qualcosa di importante. Non possiamo guardare il mondo con un occhio solo. Per suora Alessandra Smerilli c'è bisogno di uno sguardo maschile e di quello femminile insieme. Oddio, questo è lungo. Oggi insegna alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium e alla Bocconi, dove può occuparsi di quella che ritiene la risorsa più trascurata che abbiamo, i giovani. Mi piaceva più prima, però fate voi. È anche membro della Commissione Donne per un Nuovo Rinascimento, istituita dalla Ministra delle Pari Opportunità. A 16 anni ero una ragazza normale che studiava, frequentava l'oratorio, avevo un ragazzo, ma a un certo punto ho capito che tutto questo non mi bastava. Mi sono resa conto, in un percorso anche di fede e di preghiera, che la mia strada era un'altra, che un uomo solo non mi sarebbe bastato, che il mio cuore era fatto per qualcosa di più ampio e che il Signore mi chiamava a seguirlo su una strada che non sapevo come sarebbe stata, ma ho deciso di intraprenderla. Lo sguardo di suora Alessandra è attento alle nuove generazioni ed è acuto nel comprendere che un nuovo modello economico basato unicamente sulla crescita del PIL, non è sufficiente a produrre benessere garantendo sicurezza economica, stabilità sociale e futuro costruttivo per i giovani. Sono diventata suora salesiana proprio per l'amore e la passione per i giovani che mi tengono anche giovane. E questo era il mio sogno quando sono diventata suora, di potermi occupare dei giovani più poveri, delle periferie. Sognavo di andare in Africa a lavorare proprio con chi ha meno possibilità. E invece mi è stato chiesto di studiare economia, che per me all'inizio è stata un po' una croce, un qualcosa che non riuscivo a comprendere. Poi invece studiando mi sono appassionata e ho capito che si poteva fare tanto attraverso lo studio dell'economia e quindi ho continuato a studiare. Adesso lavoro con tanti partner a livello internazionale, con tante università, proprio per cercare di lavorare ai temi che oggi sono cruciali. Pensiamo al tema di uno sviluppo del vaccino per la pandemia, pensiamo ai lavori del futuro e a come accompagnare tutto questo, pensiamo a quei paesi dove il 70% delle persone lavora in maniera informale e quindi non ha garanzie, non ha assicurazioni. È arrivata la pandemia, queste persone non hanno di che vivere. Come si fa? Come si cambiano i sistemi? Allora, questo è il momento di preparare il futuro, non aspettare che il futuro arrivi. Per suora Alessandra, la questione femminile è una delle sfide cruciali del nostro tempo. La questione femminile è una sfida del nostro tempo perché in un momento difficile e di cambiamento abbiamo bisogno dell'apporto delle donne. Prima erano quasi solo gli uomini che si occupavano di certe cose. Le donne sono entrate, ma per entrare si sono dovute adeguare a certi modelli e sembrava che per poter fare carriera, per poter stare in certi posti, bisognava comportarsi come gli uomini. Io credo che invece oggi, ma anche la pandemia ce lo sta dimostrando, abbiamo bisogno di un modo diverso di stare nel lavoro, nelle organizzazioni, abbiamo bisogno della capacità di prenderci cura gli uni degli altri, abbiamo bisogno di empatia. Abbiamo bisogno di uno sguardo femminile. Uomini e donne, siamo il genere umano, non è che siamo due cose diverse, però ci sono delle sfumature che vanno riconosciute e abbiamo bisogno di entrambe queste sfumature. Per dire la sfumatura femminile, io direi attenzione alla cura, al prendersi cura. Dire donna e dire anche maternità in tante forme, non solo fisica. Maternità, ma anche capacità di flessibilità, anche creatività e intuizione.
un tempo si pensava che l'intuizione fosse una caratteristica degli angeli, cioè che fosse oltre la razionalità, un qualcosa di superiore, un raziocinio superiore. Poi è stata relegata alle viscere, a un qualcosa che non ha importanza. E invece io credo che l'intuizione è una capacità di leggere il mondo, che le donne ce l'hanno in maniera più spiccata e che va anche coltivata e non bisogna vergognarsene. Nel Comitato di Donne per le Pari Opportunità, voluto dalla ministra Elena Bonetti per il dopo emergenza sanitaria, c'è anche suora Alessandra Smerilli. Chi sono i membri del Comitato? Quali sono gli obiettivi e perché le donne possono fare la differenza? Mi sono trovata con scienziate, con donne che lavorano nel campo dell'arte e della comunicazione, con grandi imprenditrici, con donne che hanno fatto la storia anche a livello politico e di regolamentazione in Italia. E quindi abbiamo voluto mettere insieme un po' tutto il pensiero femminile nelle proposte che abbiamo presentato al governo, abbiamo presentato a Conte, su alcune cose molto concrete che riguardano diversi ambiti. Uno è l'ambito dell'educazione e della formazione. Abbiamo bisogno di più donne che lavorino nel campo delle scienze, della matematica, del digitale. Perché? Perché abbiamo bisogno di nuovi strumenti, anche macchine di intelligenza artificiale, per esempio, che siano pensate anche da uno sguardo femminile, perché ci sono cose che forse le donne colgono di più, come una attenzione alla cura, alle relazioni, all'empatia. Un mondo più empatico è un mondo più solidale. Per un attimo, proviamo a metterci nei panni degli altri. Immaginiamo una mamma che deve lavorare da casa, che magari ha un bimbo piccolo in braccio, ha un altro bambino che arriva e mentre lavora sul computer preme dei tasti e magari fa andare all'aria tutto il lavoro. C'è una buona percentuale di uomini che non ha contribuito, anche stando a casa, alla gestione familiare. Allora, questo mi fa pensare che abbiamo un grande tema culturale da affrontare. Perché? Perché la famiglia è di entrambi, uomini e donne. I figli sono di uomini e donne, ma soprattutto sono un bene per la società. Ed è tutta la società che si deve organizzare perché i figli possano nascere, crescere e donne e uomini possano contribuire al tempo stesso alla cura della famiglia e al lavoro e quindi alla cura della società. Perché in questo periodo storico le donne, soprattutto quelle impegnate nell'economia, sono così importanti? Kate Raworth, la quale si è immaginata l'economia non più come i nostri assi cartesiani, quei grafici dove per andare bene bisogna andare sempre verso destra e verso l'alto, ma si è immaginata il mondo come una ciambella, dove possiamo rimanere solo nella parte edibile, cioè tutto quello che è fuori dalla ciambella non ce lo possiamo permettere perché il pianeta non ha le risorse per farlo. Tutto quello che è dentro, nel buco della ciambella, sono le privazioni, cioè se qualcuno si trova lì è perché qualcun altro sta usando di più. Allora tutti insieme dobbiamo fare in modo di rimanere nei limiti della ciambella. Ci sono poi altre persone tipo la Jennifer Nedeschi che pensa a un modo innovativo di pensare il lavoro e la cura, perché lei dice: come esseri umani abbiamo due dimensioni fondamentali, quella del lavoro che ci dà dignità, quella del prenderci cura. Lei dice: noi quando incontriamo una persona per la prima volta le chiediamo come ti chiami e poi forse che lavoro fai, ma non le chiediamo mai di chi ti prendi cura. E allora la proposta di Jennifer Nedeschi è: lavoriamo meno ore e dedichiamo un tot di ore al giorno per occuparci della cura dentro la famiglia quando ce n'è bisogno, nel quartiere o in maniera organizzata per tutti in altri momenti, il che vuol dire che tutti dobbiamo avere ore di cura nel nostro curriculum, nel nostro impegno lavorativo.
Uno studio afferma che ragazze e ragazzi, alla ricerca di un lavoro, richiedono la possibilità di lavorare con flessibilità e in un progetto in cui credono. Quali sono i consigli che può dare ai giovani per prepararsi a un futuro professionale che dia loro indipendenza economica e soddisfazione? I lavori sono in continuo cambiamento, bisogna continuamente aggiornarsi, anche se si lavora in un ufficio oggi bisogna imparare sempre strumenti nuovi, quindi bisogna essere flessibili e non farsi delle competenze troppo specifiche, ma fare studi che permettano di avere delle competenze di base e poi alimentare i propri sogni e le proprie passioni, perché io devo capire innanzitutto chi sono, cosa voglio, quali sono i miei desideri, che cosa desidero, e tenerlo sempre davanti, perché magari adesso non riesco a fare il lavoro che proprio in questo momento mi appassiona, però se io il desiderio lo alimento, prima o poi arriverà un'opportunità o comunque la cerco nella direzione giusta. Poi, lavorando con tanti giovani anche per progetti brevi, a volte vedo che sia chiaro l'obiettivo, dove vogliamo arrivare, cosa vogliamo fare, un po' meno i passi intermedi. Per arrivare a far questo mi devo dare delle scadenze, devo raggiungere degli obiettivi. Allora è importante anche passo dopo passo cercare di capire come arrivare all'obiettivo finale, e in questo forse bisogna farsi accompagnare da adulti di fiducia. Cercate delle persone di cui vi fidate, che considerate maestri o maestre di vita, che vi sembrano autentiche, e fatevi aiutare. Occorre compiere azioni significative, perché ogni gesto, ogni cambiamento, anche se piccolo, può ribaltare il futuro. Quadro rispetto alle nascite, rispetto alla povertà e alla povertà soprattutto giovanile, è abbastanza drammatico in Italia. Prima della pandemia noi abbiamo assistito da un po' di anni a questa parte ad un aumento dell'incidenza della povertà assoluta, cioè di non avere da mangiare, più tra i giovani che tra gli anziani. È la prima volta che capita dal dopoguerra. I giovani più talentuosi e fortunati vanno all'estero, mentre quelli che rimangono rischiano di ritrovarsi più poveri. Il recente rapporto della Caritas parla chiaro. La povertà è in aumento proprio tra le giovani generazioni. Ci chiediamo, vogliamo avere un futuro? Abbiamo bisogno di rimettere i giovani al centro, di rifare un patto intergenerazionale e di solidarietà. E io penso a tutte le persone vicino alla pensione, perché non ci prendiamo un giovane da in qualche modo da accompagnare, da aiutare? Ma i giovani non hanno bisogno di aiuto nel senso di soldi o di garanzie, hanno bisogno di opportunità. I maestri aprono delle porte, ma devi entrarci da solo. Io ho avuto tante persone a cui devo molto. Ci sono stati innanzitutto nel mio percorso di scelta di vita delle persone, dei sacerdoti che mi hanno accompagnata e mi hanno liberato il mio desiderio e mi hanno aiutata a fare una scelta controcorrente di cui non mi sono mai pentita. Poi nei percorsi di studio ho avuto tanti professori e professoresse che mi hanno stimolata. Penso a un periodo in cui sono stata negli Stati Uniti con una professoressa, Cristina Bicchieri, che è una donna che sta portando avanti progetti grandissimi e mi ha dato la spinta a non pensare in piccolo, a pensare in grande, perché piano piano, se comincio a pensarci, qualcosa si comincia anche a realizzarsi. Nel mondo le donne rappresentano il 39% della forza lavoro, ma detengono solo il 27% delle posizioni manageriali. Quali sono i fattori che impediscono a molte donne di ricoprire ruoli chiave nella società? Ci sono poche donne nei posti chiave, penso alla politica, penso all'economia, penso al mondo ecclesiastico in cui vivo. Io credo sia un tema innanzitutto culturale. A volte noi stesse come donne non crediamo che siamo in grado, siamo capaci
di ricoprire ruoli di un certo livello. Quindi prima di tutto dobbiamo convincerci che possiamo farlo, e possiamo farlo non perché abbiamo bisogno di emergere, ma perché la società, il mondo ha bisogno di noi, c'è bisogno di questo contributo. Nello stesso tempo abbiamo bisogno di uomini che comprendano questo, che si rendano conto che non possiamo guardare il mondo con un occhio solo, non possiamo governarlo con un occhio solo. Voi provate a chiudervi un occhio e non ci si vede bene. Abbiamo bisogno di uno sguardo plurale, uomini e donne. Per questo c'è bisogno di stare nei posti di responsabilità, non tanto per un potere o per emergere, ma perché per governare, per pensare, per disegnare la società del futuro abbiamo bisogno di uno sguardo maschile e di uno sguardo femminile insieme, di un'alleanza.